Siamo lodati Gesù e Maria. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, fratelli e sorelle carissimi, ci mostra la scelta dei 12 apostoli scelti da Gesù, dal gruppo dei discepoli che si era già formato, si è formato abbastanza presto nei primi tempi della sua predicazione. La cosa importante che nota San Luca è che questa scelta fu preceduta da parte di Gesù in persona ad una notte intera passata in orazione. Quando Luca, il Vangelista Luca, accentua molto in tanti episodi importanti della vita Gesù che prega, è per esempio quello che sottolinea più di tutti l'intensità della preghiera di Gesù nel Getsemani. È l'unico che dice che la preghiera era talmente forte, intensa, che oltre che a sudare, ha sudato anche sangue. Noi dobbiamo contemplarlo Gesù che prega, perché noi sappiamo benissimo che Gesù era Dio. Se Gesù che è Dio passa la notte intera in orazione prima di fare una scelta così importante, cosa dovremmo fare noi nella nostra esistenza, capite? Quindi qual è il ruolo della preghiera nella nostra vita? Nei giorni scorsi il Papa, parlando ai Vescovi, ha detto che la prima cosa che un vescovo deve essere è essere un uomo di preghiera. Ma la prima cosa che un prete deve essere è essere un uomo di preghiera, ma anche la prima cosa che un cristiano comune deve essere è un uomo o una donna di preghiera, perché la preghiera è l'anima della vita cristiana, perché nella preghiera che noi stiamo con il Signore, incontriamo il Signore, riceviamo le grazie del Signore, impariamo ad ascoltare il Signore e a fare quello che lui vuole. Senza preghiera non esiste la vita cristiana. Pensiamo in questa prospettiva alcune cose che ci ha detto la prima lettura. Allora, San Paolo dice una cosa molto semplice. Qui i Corinzi, avrete sentito anche ieri chi mi ha sostituito, insomma anche ieri c'era una bella prima lettura, tra le tante cose che facevano di male, litigavano tra di loro, rivolgendosi ai tribunali pagani, per questioni di questo mondo, per questioni economiche, per interessi. Pensate oggi le liti per dividere le eredità, le liti dei condomini, capite? Allora San Paolo dice, poi avevate una cosa fatta bene, che noi cristiani primo litighiamo per cose così basse. San Paolo dice queste parole, attenzione, perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene, piuttosto che litigare tra di voi? Abbiamo detto parola di Dio, eh? Perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Io dico, noi siamo tutti quanti battezzati, fedeli, no? Chi è che ascoltando queste cose dice, ma sì, va, meglio che mio fratello mi frega tutta l'eredità piuttosto che vada a fare causa contro di lui. Eppure San Paolo dice, se sei veramente discepolo di Gesù, cioè dovresti pensare, vi ricordate il Vangelo, a chi ti chiama in casa per toglierti la tua, cosa dice Gesù? Lascia anche il mantello. Si può litigare per cose così basse e rivolgendovi ai giudici pagani. Voi sapete che negli ultimi tempi, proprio queste parole, spesso i vescovi trattavano anche le questioni che c'erano nei cristiani, anche questioni terra-terra, perché se uno non ha la fede e la santità di lasciare perdere, e proprio ne deve trattare con questa cosa, parliamone col vescovo, che tanto c'è anche la funzione giurisdizionale, chiediamo consiglio a lui per come risolvere questa questione. Ma pensiamo a quello che ci provocano queste cose, ci sembrano fuori dal mondo queste cose, sembrano cose strane, sono cose astruse, eppure nella vita della Chiesa primitiva, della nostra comunità cristiana di tanti secoli fa, questo era assolutamente normale. Cioè, perché non si litiga per le cose di questo mondo? Perché ti pare che vada a litigare per quattro soldi? Che me ne importa a me? Cioè, noi abbiamo la fede, abbiamo Gesù, abbiamo l'Eucaristia, abbiamo la vita, ma stiamo a pensare a queste cose. Certo, sicuramente le cose materiali servono per vivere, ma non fino al punto che ne trasformi in oggetto di guerra e di liti. Cioè, voi sapete che io prima di fare il prete, il sacerdote, ho frequentato un pochino gli ambienti dei tribunali. Non si può. Sapete quante cause, tra fratelli anche, tra familiari, quante cause di divisioni giudiziali dei beni, dei terreni, dell'eredità, delle cose, fratelli che si appiccicano, non si parlano per queste questioni. Cioè,
ma vale la pena, è come dire, non parlarsi per tutta la vita con un fratello o una sorella per l'eredità? Beh, è una cosa fatta bene davanti a Dio. Magari qualcuno di questi è credente, l'ha messa la domenica, quindi lo faccio la comunione, secondo se niente fosse, quando vado a confessare, mica mi viene in mente da dire guarda che io sto a causa con mio fratello, non lo posso vedere per questioni di eredità. Queste, capite figlioli, sono cose fatte bene. Allora ecco perché è tanto importante la preghiera e concludiamo, perché noi dobbiamo stare il più tempo possibile con Gesù per acquisire il suo modo di pensare e anche crescere o riacquisire tante cose che forse abbiamo un pochino smarrito. Altrimenti, come dire, siamo uguali a tutte le altre persone del mondo e che non credono, con l'unica differenza che ogni tanto, sto parlando tanto per dire senza chiaramente voler fare riferimento a nessuno dei presenti né offendere nessuno, no? Quindi siamo tutti gli altri, soltanto che ogni tanto andiamo in chiesa, accendiamo una candela, diciamo una preghiera, oppure andiamo a messa, ma questo deve diventare una vita che si distingue anche in cose significative, anche capace di gesti forti. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti, lei che sempre raccomanda dovunque appaia, anzitutto una grande preghiera, una profonda preghiera che ci pare di diventare uomini interiori e spirituali, di preghiera e anche santamente distaccati dalle cose più piccole di questo mondo, che non ne ringraziamo il Signore se ce ne dona per vivere, facciamo mai un idolo o uno strumento che ci porti a dividerci o a litigare gli uni contro gli altri, specialmente con quelli della nostra casa, con quelli della nostra famiglia, con quelli del nostro sangue. Siano lodati Gesù.